Sull'analisi del Consiglio Comunale dell'altro giorno, giusto così una precisazione, perché ho visto che da più parti, da un punto di vista politico ma anche mediatico, è passata in qualche modo anche il racconto che il commissariamento è stato evitato per i voti di Forza Italia. Sinceramente ci tengo a precisare, ma non per nulla, perché se fosse così ne darei atto, e come dire, ma non è così, cioè Forza Italia attraverso i suoi rappresentanti, soprattutto su chi doveva votare, ha votato no. Il Consiglio è passato per il voto di Anna Uleto con il contributo di persone responsabili che hanno messo al centro l'interesse democratico della città, evitare una sciagura che era il commissariamento, e di questo si tratta. Alla fine i partiti, se andiamo a vedere, hanno votato tutti per il commissariamento, cioè questa è l'analisi del voto. Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Quindi ha vinto il Consiglio Comunale nelle espressioni di libere coscienze, oltre alla maggioranza politica che ha espresso questo voto, quindi nel confermare anche la correttezza che l'opposizione ha anche avuto in una giornata molto difficile. Quindi è stata una pagina che adesso va chiusa, bisogna guardare avanti, ma ci tengo a sottolineare che tutto questo dibattito che si è acceso sul fatto che la nostra esperienza sia stata salvata da un partito come Forza Italia, questo non corrisponde al vero. Che poi all'interno degli schieramenti di centrodestra ci siano stati atteggiamenti di responsabilità e di maturità, questo è un fatto bello, secondo me, per la città, e che va sottolineato in quanto tale. Quindi una grande vittoria del Consiglio Comunale, della nostra amministrazione, ma soprattutto una grande vittoria della città.